Continua lo sciopero dei lavoratori della Ragaini di Loreto. Stamane il picchetto davanti all'azienda. C'è sconforto soprattutto tra i dipendenti più anziani che, ancora lontani dalla pensione, temono di restare senza redditi. Lorenzo Luzzi. Io essendo 59 anni mi troverò in una situazione che difficilmente posso trovare lavoro in giro, non è facile. E purtroppo sono anche diciamo, un po' distante dalla mia pensione, perché Quanto le manca? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, sa, vivere con queste decisioni di centro, una NASPI, se abbiamo 900 euro all'inizio e poi si arriva a 400 euro, non so come sia possibile andare avanti. Lei ha una famiglia? Diciamo, sono sposato, per fortuna non ne ho avuti figli, cioè, per fortuna diciamo, in questo momento, con questa situazione, a me mi manca un figlio, però in questo momento. Sentirsi fortunati di non aver avuto figli pur avendoli desiderati. Accade anche questo quando si perde il lavoro a 59 anni dopo 20 nella stessa azienda. È quello che potrebbe presto succedere a Lanfranco, uno dei 160 dipendenti in mobilità che la Ragaini, l'azienda produttrice di termosifoni in alluminio di Loreto, potrebbe presto lasciare a casa a partire dai primi di agosto e per i 120 giorni successivi. Nessun passo fino ad oggi da parte dell'azienda, nonostante i segnali di apertura che i lavoratori avevano notato al termine di un incontro con il prefetto di Ancona, e i lavoratori continuano a protestare, anche se lo scoramento ha portato a presenze più ridotte durante queste manifestazioni. Diciamo che l'azienda in maniera unilaterale sta andando avanti da sola senza tener conto delle esigenze e dello strascico poi che sarà, perché quando noi abbiamo fatto intervenire il sindaco di Loreto e l'istituzione era proprio per questo, perché comunque avremo sicuramente 160 famiglie in forte difficoltà economica che poi creeranno aiuto alle istituzioni. Una forza lavoro che auspica, quando possibile, almeno di essere ricollocata.